Fischia l'arbitro, parte Bonini col sinistro di Potenza, pallone rimane all'interno dell'area di rigore, poi la conclusione arriva da parte di Perugini, primo squillo del campus comunque dal difensore, possesso però rimane ancora al San Filippo Neri, una rimessa laterale altezza del cerchio di centrocampo, ecco servito proprio l'attaccante che riesce a girarsi, entra nel rigore, carica il destro, primo squillo anche per il San Filippo Neri. Secondo calcio d'angolo del campus Euro, va il pallone dentro, ci mette le mani Zulli, però il pallone comunque arriva dalle parti di Bonini. Bonini la rimette dentro allora col sinistro, attraverso tutta l'area di rigore, per Fiocco che carica il sinistro e il pallone rimane lì per Porcarelli, che non riesce però a spingerlo in rete. Su di lui, nonostante questo, riesce a conquistare una rimessa. Pallone in avanti, ancora la ricerca di Bonini. Bonini prova a prendere spazio, riesce a girarla dalle parti di Porcarelli, ancora col sinistro Porcarelli. Ci prova e poi Zulli la fa il suo fallo, comunque già battuto la punizione, si può ripartire comunque con questo calcio di punizione affidato a Valente, a Jari avanti verso Macca, adesso Cardinali che si gira, Cardinali con l'esterno dentro dalle parti di Mari e adesso si va da Ferraro che gira sulla sinistra dalle parti di Mirante. Mirante uno contro uno con Trifon, Mirante mette il cross dentro, buono per Fiocco che scarica dalle parti di Bonini. Ancora Zulli a dire di no. Ajari si appoggia a Macca. Pallone un po' troppo forte dalle parti di Trifon che non riesce a controllarla, però la riconquista in un secondo momento. Allora Cardinali può partire palla al piede. Pallone dentro. Ottima chiusura del portiere del Campus Eur, del portiere del Campus Eur. Ancora Cardinali. Fuori per Macca, Macca col destro, Macca spiazza completamente il portiere, 1-0 per il San Filippo Neri, lo rifà suo e riparte in contropiede, poi scarica col tacco verso Mirante, ancora Mirante vince un contrasto, mette il cross dentro dalle parti di Bonini che si gira col sinistro, Bonini, gol del pareggio per il Campus Eur, prova a girarla di prima intenzione, torna però sul pallone Porcarelli, poi con l'aiuto di Ferraro completano il disimpegno alle parti di Mirante. Mirante salta secco Mari, Mirante col sinistro ci mette i piedi Zulli, laggiù su di lui Trifan, poi si gira e si appoggia a Fiocco, arriva Ferraro che con l'esterno l'appoggia dalle parti di Pedrosa, riservito ancora Ferraro, Ferraro col destro, pallone che sfiora il palo sinistro. Mari, pallone verso Macca col destro, Macca rimessa battuta da Cortone verso Bonini che col petto l'appoggia verso Perugini col sinistro, Perugini trova un grandissimo gol, 2-1 per il Campus Eur, avanti verso Bonini di testa ancora Valente, lontana il pallone in calcio d'angolo, battuto velocemente da Bonini verso Perugini col sinistro, Zulli ci mette il piede, pallone girato verso Cardinali, Cardinali prova con l'esterno a metterla dentro, comunque il rimpallo lo favorisce, ancora Cardinali, scarico dietro, Trifan col sinistro, prova Trifan, Campus Euro sul punto di battuta, Fiocco, andrà Fiocco col sinistro direttamente in porta, largo di pochissimo questo tiro verso Galemi, Fraiolo prova ad entrare nel rigore, chiuso ancora da Cortese, allora può ripartire Fiocco, in avanti il pallone verso Bonini col sinistro, la mette dentro verso Porcarelli, 3-1 del Campus Eur, Filippo Neri, allora può ripartire ancora Macca, Macca gira verso Trifan, torna in possesso di palla al San Filippo Neri con Macca che prova col destro, De Bernardo ci mette i guantoni, il San Filippo Neri, Trifan, Ajari, Ajari se la porta avanti, poi carica il destro Ajari, pisce in piano il difensore, poi col sinistro Cardinali dal livello dell'area di rigore non riesce a mettere il pallone in rettone, si torna indietro verso Ferraro, ha già il fischietto in bocca all'arbitro, pallone verso Fiocco, la partita termina qui, vince 3-1 il Campus Eur in rimonta.